Allora ragazzi, buongiorno, buongiorno a tutti e bentrovati in questo caldo mercoledì. Bella giornata davvero, 15 gradi, caldino, bello, mi piace, a dicembre poi una giornata così va sempre bene ragazzi, va sempre bene. Come sempre oggi non ve l'ho chiesto, iscrizione al canale, pollicione in su e tanti bei commenti. Facciamo gli auguri al capitano? Ma dai, facciamoli, Facciamo gli auguri al capitano. Adesso iniziano un paio di gallerie, scusate ragazzi, ma utilizzo il tempo che ho. L'importante è che ci vediamo e ci sentiamo. Facciamo gli auguri ovviamente a Calabria, al capitano, per i suoi 27 anni, Ti stai facendo grande pure tu, Calabria, ti stai facendo grande, 27 anni. Il capitano, quindi tanti auguri. Ma parliamo di un altro italiano che è appunto Gabbia, che vi ho già parlato settimana scorsa della probabilità e della possibilità che potesse tornare al Milan. Bene, arrivano conferme. Effettivamente il Milan proverà e quasi sicuramente riuscirà a fare in modo che si possa, diciamo, cancellare il contratto di prestito secco e Gabbia possa ritornare comunque al Milan, perché in questo momento forse è la soluzione come alternativa più percorribile, chiamiamola così, rispetto ad andare a impegolarsi adesso a gennaio, che difficilmente ti danno un giocatore, te lo vendono già a gennaio, soprattutto quando si tratta di posizioni abbastanza delicate come può essere il difensore centrale o può essere l'attaccante, difficilmente si vanno a privare in questo periodo. Quindi la soluzione interna sta convincendo sempre di più la dirigenza, che sta optando per questa soluzione, perché Calabria è già pronto, conosce l'ambiente, conosce il Milan, conosce Pioli, conosce tutti. Quindi a chi pensa che sì, prendiamo Calabria, mamma mia, ma cosa prendiamo? Perché Calabria, ricordiamo, non è esattamente il top player del Milan, è sempre stato fondamentalmente una riserva. Quando è stato chiamato in causa ha fatto il suo lavoro in maniera abbastanza sufficiente. E quindi può essere valida alternativa per quello che vi ho appena detto, nel senso è pronto, è lì, è Gabbia. Ma soprattutto non vi preoccupate, perché Gabbia non è che sarà il titolare fisso e inamovibile. Gabbia intanto è per tappare, per tamponare l'emergenza, poi è chiaro che tornerà in panchina, presumibilmente tornerà in panchina e eventualmente poi riandrà di nuovo in prestito o verrà venduto a giugno, non lo so. Perché al netto di tutti gli elementi al completo, il Milan in difesa è quasi coperto, ma non è certo Gabbia quello che lo renderebbe completamente coperto, no? Penso che sia chiaro il concetto, amici. Sto capendo il momento del video in cui sto facendo una serie di gallerie, scusate, però comunque penso che mi si veda bene. E dicevo, quindi Gabbia è il più papabile, è il difensore, al di là, alla faccia di Kivior, di tutti gli altri citati fino adesso, per il ritorno. Soluzione low cost italiano, può essere eventualmente inserito anche in lista Champions nella seconda parte, se ci arriviamo, se riusciamo a qualificarci agli ottavi. Quindi tanti elementi positivi che pesano sul piatto della bilancia fanno propendere la scelta per Matteo Gabbia. Vediamo, io voglio sapere poi anche voi cosa ne pensate, perché comunque è un giocatore che può essere buono come riserva, esattamente come secondo me lo era Krunic, ma non può essere titolare. Detto questo, si sta facendo un po', sta montando un po', diciamo, l'informazione sta montando un po' il caso Magic Mike Maignan, che l'altra sera è stato premiato come miglior portiere della Serie A l'anno scorso, e quindi la sua posizione in vetrina sale un po' di più ancora, anche agli occhi delle squadre estere, ok, non solo italiane. In realtà l'anno scorso il Chelsea ci aveva già provato a prendere Magic Mike. Il Milan aveva sparato molto alto, consapevole che il Chelsea molto probabilmente non avrebbe accettato quella cifra. Il Milan l'anno scorso aveva sparato intorno ai 100 milioni di euro per portare via Mike. Succede che c'è di mezzo un rinnovo, cioè il Milan in realtà vorrebbe rinnovare, ma il contratto di Magic Mike è ancora fino al 2028, quindi da quel punto di vista non ci sarebbero problemi. Però voi sapete quanto me che in determinate situazioni la volontà del giocatore,
la testa conta molto. Se un giocatore ha anche un contratto lungo, ma ti dice voglio andare via, c'è poca trippa per gatti, ragazzi. Quindi capite che i contratti lasciano un po' il tempo che trovano. Sì, si siglano, danno sicurezza alla società che può dire no, tu non vai via perché hai un contratto con noi, però poi cosa fai? Ti tieni in squadra un giocatore scontento? E perché mai Magic Mike dovrebbe essere scontento? Attualmente Magic Mike percepisce 2.8 milioni di euro per esattezza, qualcuno parla di 3, ma per precisione sono 2.8 milioni di euro. Bene, il suo entourage, e questo non è un mistero, ha chiesto 8, anzi addirittura si parla di 9 milioni di euro netti a stagione. È vero che c'era il discorso del decreto crescita, però 9 milioni di euro netti a stagione vanno a superare di gran lunga anche quello che percepisce Leao, ed è uno stipendio importante, uno stipendio alto, e non credo che il Milan possa pagare questa cifra o voglia pagare questa cifra. Quindi potrebbe porsi il problema, ragazzi. Noi abbiamo sempre visto come Hernandez, il futuro, uno dei possibili top player partenti, in realtà potrebbe essere anche Mike Maignan, se ci pensate. Perché, detto fra noi, se ti portano 100 milioni, che fai? E c'è da riflettere su questa cosa, eh? So che molti di voi diranno subito lo porto io con la carriola, qualcuno magari dice invece no, nemmeno per 200 milioni, perché è chiaro che se vuoi costruire una squadra vincente, se è quella l'idea, se è quella, tu i pezzi pregiati non li fai andare via. E come dice anche l'amico Sabatini, Walter Sabatini, lui dice che condivido un po' abbastanza l'idea che il monte ingaggi è per i commercialisti. Il monte ingaggi è per i commercialisti, ma non per le squadre di calcio, perché col monte ingaggi non vincerai mai niente, non andrai mai da nessuna parte. Ma questo è un dato di fatto, è realtà, ragazzi, è la realtà dei fatti. Cioè, il monte ingaggi, è vero che grazie al monte ingaggi siamo riusciti anche a avere un bilancio positivo, però o scegli il bilancio o scegli i campioni. Questo è, ragazzi, perché un giocatore che vale chiede tanti soldi. Noi abbiamo perso giocatori importanti anche perché chiedevano cifre non astronomiche, a parte Gigi Donnarumma, ma chiedevano cifre un po' più di quello che eravamo stabiliti come monte ingaggi. Però la società ha fatto questa scelta, ed è chiaro che con un monte ingaggi così prendi giocatori che valgono quel monte ingaggi, a volte no. Ma è anche chiaro che tu, ad esempio, prendi un Magic Mike a 2.8, dimostra di essere un ottimo portiere, forse uno dei migliori al mondo, ed è chiaro che dei 2.8 poi non si accontenta più. È inevitabile, è un percorso comunque inevitabile. Se tu pensi di prendere un giocatore buono con un ingaggio moderato alla tua portata, devi tenere anche conto, devi anche mettere in conto il fatto che comunque questo arriva un anno dopo, un anno e mezzo dopo, 2 anni dopo, e ti chiede più del doppio, perché comunque sappiamo tutti che in Italia il monte ingaggi, almeno non in Italia, perché la Juve e l'Inter si sbilanciano molto di più, il Milan in Italia ha un monte ingaggi che in Europa non è nemmeno considerabile, talmente basso, ed è pericoloso, perché diverse squadre estere, quando vedono Magic Mike che prende 2.8, ma gliene offrono anche 7, se lo portano via. Cioè, capite? Al di là dell'amore che uno può avere per la squadra, questo lasciamo da parte, però funziona così. Ormai l'amore per la squadra non c'è, le bandiere non ci sono più, si parla solo del dio denaro, e quindi quando si parla di dio denaro, di fronte ai soldi, beh, penso che pochi possano veramente resistere e rimanere al Milan. Forse uno ce l'ho, forse Adli rimarrebbe al Milan. Adli forse che ha dimostrato più volte amore per questi colori, ma altri sinceramente vengono in mente. Quindi questo è il pericolo Maignan che si potrebbe davvero correre. Io non lo venderei mai, ve lo dico sinceramente, come nemmeno te, come nessun altro. Io voglio una squadra competitiva, al di là di quello che dice Furlacchio, no? Furlacchio dice non è importante essere competitivi. Forse per te, che porti a casa uno stipendio che non te ne frega relativamente del Milan, a noi interessa comunque, perché siamo tifosi, vogliamo vincere, vogliamo avere soddisfazioni, vogliamo essere contenti di questi colori. Quindi essere competitivi per me e per voi penso che sia anche importante. Fatemi sapere cosa ne pensate, ragazzi. Intanto vi auguro buon proseguimento di giornata. Noi come sempre ci sentiamo più tardi, sempre Forza Milan e addio.